Ok. Allora mi sono trovato all'interno di questo circondario dei frati, dei preti lefebriani, di Lefebvre, che sono preti veramente eccezionali, delle persone che sono state squisite, eccezionali, è molto meglio di alcuni pseudocamerati che si mettono una camicia nera solo il 28 ottobre, poi per 364 giorni l'anno stai, se fanno affari loro. Vabbè, a parte questo qua, io mi sono trovato a Albano e ho trovato questo casino di queste zecche, qui più di 300-400 zecche davanti al cancello dove doveva entrare la salma. Allora mi sono domandato, ma come? Il vicario là, come si chiama, il prefetto ha dato l'ok per fare la funzione a Pibri, la funzione funeraria e non viene la salma non viene scortata da nessuno, mandano questo cadavere in braccio a queste iene, no? Perché questo è successo, hanno mandato il cadavere in mezzo alle iene, è chiaro che le iene hanno fatto di ripendio, sputate questo e quest'altro. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Dio è padre di tutti, per cui noi... È chiaro, nessuno, tutto quanto ok, ma mi è parso strano. Allora, siccome io mi sono fatto fare una maglietta proprio di proposito quel giorno, io ho una maglietta nera con la scritta bianca, io amico di Prippi, che è proprio per fronteggiare chiunque e comunque, tutti quanti. Mi sono avvicinato verso questo gruppo di 400-500 compagni che stavano là, uno di questi mi ha subito riconosciuto, eccolo, quel fascista che fa presente a tutti quanti i zozzoni fascisti che sono morti, qua, là, allora tu proprio la folla, tutta la folla. Io me li sono guardato imperterrito, io un altro camerato stava insieme a me, fermo, imperterrito, mi riguardavo questi pezzettoni di merda. E a un certo punto un poliziotto mi ha preso e mi ha scaraventato dentro, ha capito la situazione, e a me e a quell'altro camerata ci ha scaraventato dentro al cancello dove c'era. Camerata Totola, buon tempo! Tra saluto. Vabbè, noi in parterre ci hanno sbattuto dentro e abbiamo visto la salma del comandante, del capitano che stava lì. Allora abbiamo chiesto ai preti se potevamo soffrire di una loro stanza lì vicino per mettere appunto la bara invece di tenerla lì posteggiata come se fosse tretti di mortadella lì sopra, capito? E abbiamo messo la bara del comandante, del capitano, l'abbiamo messo dentro una stanza. E dai che da parecchio tempo questi poliziotti che erano all'interno, che erano circa 15-20 così dei poliziotti, no? Perché non andate via, perché qui, perché là noi vi facciamo uscire dalla parte di dietro, che siamo sorci, noi che usciamo dalla parte di dietro, io sento dalla parte principale, se voglio uscire da qua esco dalla parte principale, levate quelle merde che ci stanno lì davanti e fate il vostro lavoro, perché noi vi stiamo pagando e voi dovete fare il servizio d'ordine. Quale servizio d'ordine avete fatto se avete fatto passare la bara a mezzo alle iene, in mezzo alle merde? Perciò sai, state proprio a rubare, brutti infami. Quello che vi posso aver detto di parolacce non lo potete neanche immaginare, nessuno lo può immaginare, solo i camerati che stavano vicino. Non testimoniare. Va bene. Dopo è successo che c'è stato un piccolo assalto di alcuni camerati all'esterno, una cosa un'altra, e hanno preso una commissaria lì e dice: noi abbiamo preso un vostro camerata, se voi andate via noi liberiamo questo camerata. E hanno detto: no, non ci frega niente, perché noi la salma di Pribbi che non la lasciamo sola, tantomeno in mano vostra, perché già sapevamo che a prima porta avevano acceso le camere per fare la cremazione, no? Sì, pertanto già camerati, saluto.
Camerata Roberto Gentile! Presente! Camerata Roberto Gentile! Presente! Camerata Roberto Gentile! Presente! Da in tutto questo chi ha fatto il picchetto d'onore? Erano cinque d'avanguardia nazionale, ma guarda caso, in tutte le situazioni, in tutte le tragedie, in tutte le cose, c'è sempre qualcuno d'avanguardia nazionale. Guarda, e noi invece eravamo in cinque. Ci siamo messi seduti, come abbiamo iniziato a mangiare questa pizza, proprio alla camera accanto dove c'è stava la salma di Pribiche, uno di noi dice, oh stanno a rubare, abbiamo visto che quattro poliziotti, non erano quelli là che c'erano in loco, diciamo, che abbiamo visto da tanto tempo, da tante ore che stavano lì con noi, ma erano altre facce nuove che hanno preso la bara e hanno cominciato. Brutti e sozzi qua là, abbiamo cominciato a correre dietro la bara e c'erano questi quattro che correvano con la bara e c'erano una ventina, 20, 25 poliziotti che abbiamo pure le fotografie che li proteggevano e facevano da scudo. Allora abbiamo cominciato a dai cazzotti e poliziotti, qua là abbiamo raggiunto la bara, questi come abbiamo raggiunto la bara? Hanno preso la bara davanti al furgone, hanno preso proprio la bara, l'hanno buttata come se fosse uno straccio vecchio, proprio l'hanno buttata sopra questo furgone. Noi abbiamo menato a questi quattro che c'erano la bara, pensa un po' che la rabbia che avevamo noi, e siamo imboccati sopra questo furgone e abbiamo abbraccicato la bara. Allora abbiamo detto no, pure noi andiamo via con la bara, no, ci frega niente. Sono entrati dentro un altro 10-15, ci hanno preso, ci hanno buttato sotto, botte, noi abbiamo dato le botte, loro ci hanno dato le botte, una cosa un'altra, e nel frattempo il furgone con la bara